Ciao, sono Silvia, bentornata sul mio canale. Quest'oggi continuiamo a parlare di lavoro e di come attivare tutta una serie di strategie per trovare il nostro modo per farci notare dalle aziende, perché il CV in realtà è uno dei tanti mezzi che il candidato ha a disposizione per entrare in contatto con le aziende. Il modo ancora più semplice per farci notare in realtà è quello di ideare un vero e proprio piano di sviluppo individuale, o altrimenti detto personal branding, e in questo video voglio parlarti del mio personal branding, di che cosa ho attivato su me stessa e dei risultati che ho raggiunto per convincerti sempre di più a fidarti dei miei servizi e, perché no, prendermi come esempio. Che cosa significa fare personal branding? Significa attivare un piano per fare in modo di ottenere visibilità sul web, ancora prima che su LinkedIn. Alcuni mi potrebbero obiettare dicendo: sì, Silvia, però personal branding è un processo molto lento. È vero, io ho iniziato a fare personal branding nel 2018 e sto ottenendo ottimi risultati adesso che siamo nel 2021, però c'è anche da dire che tra un passaggio e l'altro del personal branding mi sono tolta tantissime soddisfazioni, e molto spesso si tratta di soddisfazioni, piccoli traguardi personali prima che professionali che non avrei raggiunto semplicemente mandando i miei CV, e questa è una certezza assoluta. Da dove partiamo a fare personal branding? Innanzitutto partiamo dalla nostra social reputation. Quindi, come vedete, io sono su Google e ho digitato il mio nome e cognome. La prima cosa, ve l'ho detto anche nei video precedenti, è avere un'ottima reputazione sul web, far sparire eventuali post o immagini che potrebbero nuocere alla nostra reputazione, e soprattutto fare in modo che tutte le immagini che ci sono su Google, immagini sul web, siano nominati con il nostro nome, proprio per una questione di visibilità. Allora, vediamo un attimino quali sono i primi risultati che mi escono associati al mio nome e cognome. La prima cosa è il mio vecchio blog, risorseturismo.com. È un blog che io ho abbandonato praticamente dall'inizio della pandemia, da quando poi mi sono reinventata consulente di carriera, e nonostante non lo sto più curando, comunque è in quarta posizione su Google, quindi vuol dire che i contenuti comunque sono ottimizzati SEO, vuol dire che gli articoli e tutto quello che fa parte di questo blog piacciono a Google, sono autorevoli secondo Google. Per essere in quarta posizione, insomma, vi lascio immaginare, nonostante, ripeto, sia un blog abbandonato a se stesso. E torneremo poi a parlare di risorse, turismo e di come strutturare un blog, perché molti pensano: Silvia, chissà quanti soldi ci vuole per fare un blog e poi per metterlo in quarta posizione, eccetera, eccetera. Io il blog l'ho costruito da sola, non avevo alcuna conoscenza dei linguaggi di programmazione. Ho scaricato un tutorial su YouTube dove passo passo ti spiegava come utilizzare WordPress, e me lo sono fatto da solo. Mi sono fatta poi ovviamente un corso bello strutturato sulla SEO, è vero, perché senza SEO non puoi scrivere articoli, oggigiorno non puoi neanche scrivere CV, però nella ideazione e nella creazione del sito ho speso zero. E con Risorse Turismo mi sono tolta la soddisfazione di salire sul palco della Borsa Internazionale del Turismo di Milano e di tante altre fiere internazionali come relatrice. Quindi alla fine i risultati sono arrivati. Successivamente, collegato al mio nome e cognome, c'è il mio profilo LinkedIn, il mio vecchio, vecchissimo profilo di InfoJobs di quando ero candidata, le mie immagini. Se il recruiter volesse fare una ricerca per immagini, troverebbe tantissime immagini collegate a me. Addirittura questa immagine è della mia homepage, del vecchio blog di risorse, ecco, risorseturismo.com. Tantissime immagini molto molto vecchie, addirittura contenuti di YouTube. Quindi ecco perché è importante fare personal branding, perché ti permette di essere presente su più canali. Il CV è qualcosa di statico, il CV è qualcosa che nonostante tutto non
bilanci dà un'anima. Io dico, il CV non ha un'anima. Forse l'unica cosa che dà un'anima al nostro curriculum potrebbe essere la foto, se scattata in un determinato modo. Tutto il resto non arriva al recruiter, e quindi bisogna inventarsi un modo per arrivare al recruiter, per colpire il recruiter. E questo modo è proprio personal branding. Aprire un blog legato alle nostre passioni, che non deve essere per forza un blog legato alla nostra professione. Se sono appassionata di cucina, posso comunque aprire un blog e parlare di cucina, posso lo stesso aprire una pagina YouTube e parlare del mio hobby, anche se non è legato strettamente al mio settore professionale, perché comunque arrivo al recruiter, le mie capacità comunicative comunque arrivano al recruiter, e sicuramente mi spalancheranno molte più porte rispetto a quello che potrebbe fare un curriculum statico, per quanto questo possa essere scritto bene, ottimizzato per la TS, eccetera, eccetera. A proposito di risorse e turismo, visto che è un progetto al quale io ho lavorato tanto, vi spiego come l'avevo strutturato, a che cosa può servire un blog. Può servire, ad esempio, a raccontare di voi non soltanto alle stesse persone che arrivano sul vostro blog, e quindi parlare delle vostre passioni e dei vostri amori, ma soprattutto vi potrebbe servire per parlare con il recruiter, e quindi in qualche modo far capire quali sono i servizi che offri, e quali sono soprattutto cos'è che può fare la differenza rispetto ad un altro candidato. Quindi già qua si parlava di servizi di consulenza e ottimizzazione del tuo curriculum. Non sottovalutate mai la forza del personal branding, di strutturare un vero e proprio piano di crescita individuale. Il personal branding è vero che è lento, ma sicuramente è molto più meritocratico rispetto al mero invio del vostro curriculum. Anche semplicemente leggendo un qualsiasi articolo, prendo questo come riferimento, si può capire tanto della vostra personalità, dalla scelta delle parole, dalla scelta dello sfondo, da come utilizzate gli elenchi puntati, da come utilizzate il grassetto, dai colori che utilizzate, eccetera, eccetera. Già questo serve in sé per sé a dare al recruiter l'idea della vostra personalità. Non a caso sul mio risorse turismo ricorre tantissimo l'utilizzo del colore lilla, il colore viola con tutte le sue sfumature, perché è il mio colore preferito. E tra l'altro, se uno volesse fare un po' di psicologia, scoprirebbe anche che il viola significa proprio l'autorealizzazione, l'autostima, l'autoefficacia, no? Che sono tutte skills, soft skill, che tra l'altro io mi riconosco perfettamente. Quindi io, grazie al mio blog, sono arrivata a fare formazione nelle scuole. Non sarei mai arrivata a fare docenza in una scuola mandando semplicemente il mio curriculum. Perché ci sono arrivata? Perché semplicemente mi ricordo un giorno mi chiamò un dirigente scolastico di una scuola privata e mi disse: Silvia, ho letto il tuo blog, ho letto risorse, ho letto gli articoli che tu hai scritto, mi piacciono, scrivi veramente bene, tutto molto chiaro. Soprattutto mi ricordo una frase che mi è rimasta impressa, disse: si vede che ami quel lavoro, che ami il tuo lavoro, perché traspare proprio la passione, no? E sembra tutto molto semplice, anche quando parli di reclami sembra tutto molto semplice. Ti andrebbe di fare una lezione per i nostri ragazzi del quinto anno che quest'anno si devono diplomare, eccetera, eccetera, e poi in realtà vi dico che da quella lezione è scaturito un laboratorio pomeridiano che ha preso l'intero quadrimestre. Quindi da un blog, da questo articolo di questo blog. Quindi non sottovalutare mai l'importanza del personal branding. Tutte le persone che si affidano a me fanno un po' di personal branding, iniziano a costruire i mattoncini della loro casa. Cercate in giro per il web i blog professionali, iniziate a collaborare con questi blog, iniziate a scrivere articoli anche sul vostro profilo LinkedIn, cominciate a far sentire la vostra voce anche su una pagina YouTube, mettetevi in gioco, fate capire al recruiter che al di là di quella pagina e mezza di CV c'è una storia, e questa storia siete voi e merita di essere raccontata.
Bene, anche per oggi è tutto, abbiamo concluso, io ti aspetto settimana prossima, inizieremo a parlare di un argomento nuovo che non ti voglio svelare, se sei curioso mi seguirai anche il prossimo mercoledì a partire dalle ore 17:15, attiva la campanella per essere sempre aggiornato, continuate a consigliare ai vostri amici di iscrivervi al mio canale YouTube, seguitemi anche su Facebook e su LinkedIn, ci vediamo settimana prossima, ciao!